perché molto spesso hanno ragione le persone che non ci riconoscono. Perché? Perché è difficile riconoscere un comico che lavora in televisione. Non perché in televisione non ci sono i comici, ma per carità, siamo più di 100 nell'ultimo periodo. Il problema è che siamo proprio troppi. E il problema grande è che noi poveri comici in televisione ce l'hanno poco spazio, perché in Italia si è passato un guaio, si è andato a gente che fanno parlare mezz'ora. Se sei un povero comico e cerchi di far divertire la nazione, ti hanno a disposizione 30 secondi, un minuto. Se sei un raccomandato, 2 minuti. Però questa sera è differente. Perché? Perché io non sono in televisione e voi non siete a casa vostra. Io non ho 2 minuti e voi non tenete un telecomando. Sono riuscita a incontrarti per intervistarti. Buonasera Paolo! Mi facevi uno squillo di telefono, ci mettiamo d'accordo prima, io non sapevo che tu mi stavo aspettando. Tu dici, già mi chiamano la ragazza squillo, perché quando voglio qualcuno basta che faccio lo squillo e mi chiamano. Ho capito, meno male che hai chiarito. Paolo, questa sera sei a Nocera Inferiore per una grande notte bianca. Mi chiamo tutti quando per notte bianca, non ho capito proprio che, forse... Secondo me ispiri, o non ispiri al sonno, o ispiri a qualche altra cosa, che dirti? No, in genere facciamo la nottata della figlia femmina, si dice no, invece adesso sto facendo la notte bianca. Forse perché avendo una bambina piccola, che tra l'altro è nata a Nocera, forse perché le notti bianche le faccio spesso, capito? Molto spesso sei venuto qui a Nocera a fare i tuoi spettacoli, c'è tanta gente là davanti che sta aspettando. Sì, andiamo di là. Però se noi siamo qua non possiamo andare di là. Ma tu l'intervista di 2 minuti me la volevi fare o no? Lo so, però non bisogna avvisare le persone che stanno aspettando di là, sennò vengono qua e si mettono tutti quanti qua davanti. E tutti quanti vogliono fare l'intervista e tutti quanti vogliono fare. Non ce la facciamo. Allora, bando alle chianche, ma. Alle chianche? Va bene lo stesso. Stai serena, serena. Paolo, progetti per il futuro. Progetti per il futuro non ne ho perché ce l'ho per il presente. In questo momento sono in un periodo abbastanza fortunato, importante. Diciamo così, fortunato e positivo perché mi ha scelto il grande Pippo Baudo per affiancarlo nel suo contenitore di Domenica Inn, mi ha regalato qualche minuto della sua trasmissione. Quindi ti rivedremo di nuovo in TV. In TV, sì, dopo un po' di tempo ritorno in TV con una grande vetrina al fianco alla storia della televisione italiana. Sì. Ci sono tanti programmi dove ci sono tanti comici, però quelli napoletani sono quelli che sono sempre apprezzati di più e quelli che fanno più ridere. Cioè, si dice che l'umorismo è fatto proprio dai napoletani. No, l'umorismo a Napoli è di casa. Io dico che fare il comico a Napoli è una cosa naturale. Molto difficile fare il comico perché ci sono troppi comici naturali per strada. Tant'è vero che molto spesso io le battute le prendo via dalla strada. Come sì, per esempio, sono storie vere. Sì, sono storie vere, basta raccontare le storie vere. E tipo, per esempio, che erano i due vecchietti, uno dei due diceva all'altro, dice, sono preoccupato, è perché devo fare le analisi. Ha detto il dottore che devo fare le analisi. E l'altro, ma comodamente, ha detto, ma non urare, pensa alla salute. Dunque è una notte davvero molto lunga e particolarmente affascinante, io direi, sottolineerei magica, perché questa notte la città di Nocera Inferiore ospita grandi artisti, tra i quali anche Nadir, questo poi naturalmente lo impareremo con lui. Lui ha la magia, quella che fa sognare, quella che fa immaginare, quella che ogni volta si racconta, c'è qualcuno che può sparire improvvisamente o soltanto un mazzo di fiori che può apparire tra le braccia di una donna. Allora io ti do innanzitutto il benvenuto, Night and Day, è felicissima di averti come l'intera città di Nocera Inferiore con questa notte bianca. Dunque un'immagine già così da sola molto affascinante, direi. Grazie. Intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito, specialmente del caro mio amico Giovanni. Poi del caro mio vice sindaco Antonio, che mi diceva prima che voleva far sparire, sì, è vero. Anche lui voleva far sparire qualcuno? Voleva far sparire una parte di un fiume che è famosissimo da noi e lo voleva trasportarlo nel suo paese, è vero. Poi a far apparire una statua, però non una statua come la Statua di Libertà, ma diversa. Ci impegneremo, vero? Adesso prima che tu possa rispondere mi devi dire di che cosa stava parlando. No, stava parlando di una cosa che mi raccontava prima, di un esperimento che lui ha fatto e che è riuscito ad ottenere. E per cui io ho proposto, voglio dire, di fare questo numero, diciamo così, anche qui a Nocera. Vediamo se ci riusciamo stasera, perché poi dobbiamo anche verificare l'urbanizzazione della piazza, se è idonea. Se
avesse, se tutte le città del mondo avessero personaggi come lui, probabilmente avremmo tutti delle città molto più vivibili, perché spariscono le cose che danneggiano e invece appaiono quelle che piacciono. Ma io voglio conoscere qualcosa di più di questo spettacolare personaggio. Non mi sembri tra l'altro italiano? No, non lo sono italiano, però ormai sono italiano, sono cittadino italiano da diversi anni, e quindi per quanto riguarda l'illusione, chiariamo una cosa, prima di tutto Nadir, no Nadir, perché Nadir è l'opposto dello Zenith, magari qualcuno del pubblico lo sa pure, che lo Zenith è il punto pingul col nostro essere, l'opposto è sempre Nadir, dovunque noi ci troviamo in tutto il mondo. Allora ragazzi, cioè prima di tutto mi chiamano, vuol dire che devo andare via, sì sto arrivando. La seconda cosa, ci vediamo quando faccio lo spettacolo, poi se sarò capace me lo direte voi. Grazie. Grazie Nadir, in bocca al lupo per tutto. Grazie, buona serata.